sempre andata tra i 3.18, che è stato il giro più veloce, il terzo, ai 3.25 del quarto giro, che è stato il più lento. Ha perso contatto Gotti, Castro di Napoli, Antibo, sembra fuori gioco ormai Gotti, l'ingresso nella strada coperta in discesa è il tratto più difficile del percorso, vediamo chi esce in testa, attimi di incertezza, di suspense, e poi il tratto rettilineo verso la piazza dopo la curva a sinistra, ed è ancora il gruppetto con Di Napoli, Castro e Antibo. Si volta Di Napoli, siamo alla conclusione di questa 11ª edizione del trofeo internazionale Scarpa d'Oro a Vigevano, tre atleti al comando, tre atleti a contendersi la vittoria, sono Di Napoli, Antibo e il brasiliano Castro nell'ordine, ed eccoli in fondo al rettilineo, Di Napoli, Castro e Antibo, lotta allo sprint, Di Napoli tenta la volata lunga, Castro in terza posizione, si mantiene coperto, ancora qualche metro, l'ingresso nel finale per gli ultimi 50 metri, allunga ancora Di Napoli, allunga ancora Di Napoli, guadagna un margine di sicurezza su Antibo, si lascia andare a manifestazioni di gioia, secondo è Antibo e terzo è Castro. Una volata lunghissima cominciata all'uscita della strada coperta e mantenuta la prima posizione fino al traguardo, un procedere in progressione che si è rivelato vincente, battuto dunque Salvatore Antibo, terzo il brasiliano Castro che non vince neanche questa volta, colleziona piazzamenti.